Clizia Incorvaia e Paolo Chavarro sono al settimo cielo. La nascita di Gabriele li ha uniti ancor più. Certo, il nuovo arrivato ha inevitabilmente ridisegnato gli equilibri familiari. Ma tale situazione, a detta dei due piccioncini, non è assolutamente stata un problema. Anzi, oggi il loro rapporto di coppia è più ferreo e profondo. E più il desiderio di letto è andato crescendo. Alla faccia di chi dice che un figlio smorzi la passione. L'influencer siciliana e il volto di Forum, intervistati da Key Magazine, hanno anche spiegato in quali rapporti sono con Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni nonché ex di Clizia. Quest'ultima ha avuto una figlia 7 anni fa con il musicista. Il feeling tra la Incorvaia e Chavarro continua a raggiungere livelli altissimi. A proposito del desiderio, Clizia ha spiegato che non è per nulla calato. Volendo, il desiderio è cresciuto. Ora non c'è più il tempo di prima. Se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l'attesa rafforza il desiderio. Paolo è d'accordo? Io non parlo di queste cose. Al massimo sottoscrivo. Ha chiosato simpaticamente il figlio di Eleonora Giorgi. Capitolo Francesco Sarcina. Non è un mistero che tra Clizia e l'artista ci siano stati parecchi problemi dopo la separazione. Accuse reciproche di tradimenti e altre bordate hanno scandito l'addio. Di recente il frontman delle Vibrazioni è tornato ad attaccare pesantemente l'influencer, che ha però preferito non replicare. Anche perché i due, essendo genitori di Nina, devono comunque avere contatti. Insomma, meglio non dare fuoco alle polveri e pensare a far stare serena la piccola, che la maggior parte del tempo lo trascorre con la madre e, ovviamente, con Chavarro. A proposito, Paolo, che cosa pensa di Sarcina? In tanti mi hanno chiesto: ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio? E quindi? Quindi è tutto meraviglioso. Basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto. A fare eco a Paolo, le cui dichiarazioni sono state piuttosto sorprendenti. In molti pensavano che ci fossero rapporti freddi con il cantante, è subito giunta un'ulteriore sottolineatura da parte della compagna, che ha aggiunto che proprio grazie a Chavarro è riuscita a trovare più serenità nel rapporto con l'ex. Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto, mio e di Francesco in passato, non è stato idilliaco. Ma Paolo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex. È stato importante. L'influencer ha aggiunto che oggi si sente serena, tranquilla e in pace con se stessa, in quanto ha compreso che si può avere una famiglia allargata e serena, che non è quella del mulino bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione.